Signore e signori, buonasera. Chi vi parla è Claudio Saltarelli, vi parla dall'Alta Terra del Lavoro, da Cassino. E questa sera saremo insieme per parlare della rubrica Incontri con l'autore. E incontreremo un autore molto, molto originale dal mondo del giornalismo e che possiamo definire un identitario, possiamo definire un napoletano. E come nostro solito lo presentiamo facendoci anticipare da una breve clip. Bene, questa clip è una clip molto, forse, che pochi conoscono, è tratta da un film, Il mio corpo vi seppellirà, un film noir che parla di brigantesse, che io ho scoperto grazie a Rino Camilleri, che ha fatto un editoriale, diciamo così, non dico anonimo, ma quasi nell'indifferenza di tutti, sulla Nuova Bussola Quotidiana. Sono riuscito a trovare questo film che è un po' romanzato, però è un noir ben fatto e che ci ha dato degli spunti molto particolari. Perché ho parlato di questo? Perché questa sera incontreremo Enrico Fagnano. Buonasera, Enrico, come stai? Ciao Claudio, benissimo, benissimo, Ti tutto vedo in gran bene. forma. Sì, sono in forma e felice di essere con voi. Ma la felicità è nostra perché ci onori della tua presenza. Ormai il web è inondato dal tuo libro in maniera incredibile. Tutti i social ormai lo conoscono. È un libro che forse non abbiamo già visto in passato, scritto da altri autori, però ogni tanto rinvangare la memoria, soprattutto ho visto che hai fatto e aggiunto delle cose importanti e delle ricerche in funzione dei tuoi studi, poterlo far conoscere ai più giovani che qualche anno fa erano bambini non sarebbe male. Parlo del libro La storia dell'unità d'Italia, giusto Enrico? Sì, la La mia storia premessa è dell'Unità sbagliata? d'Italia, forse è più noto con il suo sottotitolo, Ciò che è accaduto realmente nel Sud dopo il 1860. Quindi hai detto già quasi tutto tu. In realtà, il riscontro che sta avendo questo libro è incredibile, ed è incredibile, innanzitutto per me, perché non me l'aspettavo. E poi comunque non sono un autore abituato a vendere. Tutti i miei libri precedenti sono tutti libri di ricerca che hanno girato in un ambiente molto limitato, molto ristretto. Questo libro qua invece ha incontrato incredibilmente e io per primo mi chiedo i motivi di questo successo e penso che probabilmente siano da ricercare un po' nel caso, nel senso che forse era il libro che in questo momento molti si aspettavano
E poi anche nel fatto che non ho esasperato le mie posizioni, io mi sono limitato a raccontare i fatti così come sono successi, e poi ho provato a documentarli nella maniera migliore possibile, ovvero sia utilizzando documenti ufficiali dell'epoca, quindi ho utilizzato molto i bilanci dello Stato italiano, moltissimo le relazioni delle commissioni parlamentari, e poi anche relazioni di ispettori, relazioni ministeriali. E poi ho utilizzato esclusivamente testimonianze e documentazioni scritte dell'epoca. Quindi quando io parlo di fatti successi nel 1860, riporto le testimonianze di personalità di quell'anno, di quel periodo. Quindi questo ha dato al libro un'idea di concretezza che è piaciuta molto. Enrico, guarda, detto bene tu prima, diciamo che nel sottotitolo, io quello dico sempre, personalmente i sottotitoli di queste vicende, io dico sempre un territorio che da regno diventa sud. Prima eravamo un regno, quindi una nazione sovrana, nazione napoletana, e diventiamo sud, poi sud di una... sud di una nuova nazione, di un nuovo stato, un nuovo regno. Zitalia disse, coniò il termine, una colonia di una subnazione, e quindi che faccio mia. Non credo che dovresti meravigliarti questo successo, perché i denigratori parlano che questo argomento poteva essere indicato come un titolo populista, ma invece dico popolare, perché di che se ne dica in giro, e di negatori ce ne sono tanti anche nelle nostre, dal nostro ambiente sorgente identitario, non si finirà mai di poter scrivere, e soprattutto quando le cose sono ben fatte avrà sempre un grosso successo, perché questo sentimento napoletano sta sempre più crescendo, e quindi non è assolutamente una sorpresa, soprattutto se ben fatto, perché adesso rispetto a qualche anno fa, se i lavori che si fanno non sono ben fatti, la gente non li legge. Sì, la gente è esigente. Forse hai detto un'altra cosa che ho dimenticato di sottolineare. Io ho usato un linguaggio veramente lineare, che ho cercato anche di descrivere nella maniera più semplice possibile quello che accadeva, perché le cose hanno una forza tale, una loro forza interna, che non c'è bisogno di esasperare gli aspetti di quello che è accaduto. Basta narrarli. E molte persone mi dicono che provano un dolore enorme leggendo il mio libro, ma io non ci ho messo il dolore, sono i fatti raccontati. Hai dato un'impronta oggettiva. Oggettiva. E quello è stata l'intuizione, cioè di essere oggettivo, perché l'oggettività è di per sé drammatica. Allora guarda, ti posso dire una cosa. Ormai il capitolo brigandaggio, io ho scritto un articolo già 5 anni fa, scrissi un editoriale, nella mia modestia, che il brigandaggio ormai aveva fatto il suo tempo, e quindi ormai andava messo nella teca del tempio dell'identitarietà, perché il brigandaggio ormai ha fatto il suo tempo, se ne è detto tutto. Con Maurizio Zambardi, che ha scritto un libro su Domenico Fuoco, che credo che abbia messo la parola fine temporaneamente a questo fenomeno, che è stato utilissimo per aprire la porta della nostra storia. Però il brigandaggio ormai o esce fuori qualche documento veramente inedito, ma se deve togliere qualcosa e ad affiancarsi a quello già scritto è inutile. La stessa Anna Maria Cirillo mi dice, la Lebria Neapolis, che è nostra associata, ci dice sempre: il brigandaggio non tira più, o tira il 99 o tira quello che possono Italia. E il primo che mi ha fatto veramente colpire per questo tema è stato Luigi Rosi su Napoli sfregiata, che ha fatto un libro simile al tuo, che lui ha descritto quello che è accaduto a Napoli dal 1860 al 1863, che leggendolo io pensavo, ma qua siamo a Sarajevo, siamo a Beirut, quello che è successo a Napoli fu terribile. E quindi sì, hai fatto qualcosa di... Ma qui c'entra pure molto il tuo
la tua forma mentis da giornalista, però nel taglio che hai dato a questo libro. Probabilmente sì, perché questo libro arriva abbastanza avanti nella mia attività. Io oggi ho 64 anni e fino ad una decina di anni fa non avrei mai immaginato di scrivere di questi argomenti. E ho sempre fatto la narrativa, la ricerca, ho sempre fatto anche la cronaca. E quindi tutto questo modo di scrivere alla fine mi è servito per descrivere nella maniera che volevo proprio io le cose di questo libro. E tu hai usato il termine colonia, e in effetti questo è quello che succede dopo il 1860. Il sud diventa una specie di colonia e inizia un trasferimento di ricchezza, o di risorse, ma di vera e propria ricchezza dal sud al nord, ininterrotto, che continua fino ai tempi nostri. Questa è la grande novità che bisogna dire. Non è vero che lo sfruttamento del sud è durato 40, 50, 60 anni. Lo sfruttamento del sud è durato per tutto il Novecento e continua ancora oggi. Quindi il termine colonia può sembrare forte e oggi non lo usa quasi più nessuno, però nel 1900, 1905, 1910 erano tantissimi gli autori che usavano questo termine. Addirittura Giusto, il grande finanziere Giusto, in un discorso al Parlamento nel 1905 urlò proprio in faccia ai deputati del Nord: ma veramente voi pensate di poter continuare a tenere il Sud come una colonia? Quindi era un termine che una volta era usato. Sì, Oggi, adesso. se qualcuno No, no, vai, finisci. oggi se qualcuno dicesse che il Sud è una colonia, non dico che verrebbe lapidato, ma poco ci manca. Ma Invece, sai, come dobbiamo dirlo? ma adesso c'è conformismo, perché adesso Sì, col c'è neologismo conformismo. sarà pure ripetitivo citare sempre Orwell col suo 1984, ma la neolingua impone certe cose, che cerca di poter mascherare l'evidenza, ma l'evidenza è troppo clamorosa. Forse potremmo usare il termine che uso a Gramsci, che poi compare anche nelle citazioni di Sì. questo libro. Gramsci disse: per risolvere la questione settentrionale bisognava si sia inventati la questione meridionale. Sì, dice anche nel decimo taccuino dal Sì. carcere, che è l'ultimo. Aspetta solo un attimo, perché poi ti faccio dire questo, perché voglio chiudere questo pensiero. Io dico Sì. molto ai miei amici, compagni, insorgenti, identitari come me, cioè, signori miei, state pur tranquilli che con questa situazione non cambierà mai nulla, perché se hanno creato la questione meridionale per risolvere quella settentrionale, ma figuratevi se nel 2022 oggi creeranno una questione settentrionale per risolvere quella meridionale. Quindi è inutile, mettetevi l'anima in pace. Prego. Purtroppo è così, ma se tu pensi che tra le 10 opere pubbliche più importanti, più costose che sono in questo momento in corso in Italia, 9 di queste opere sono in corso al nord, e beh, ma questo è un fatto che la dice lunga, insomma, è sotto gli occhi di tutti che lo Stato italiano continua a spendere incomparabilmente di più al nord di quanto faccia al sud. Al sud abbiamo delle situazioni. Io adesso ti sto parlando dalla Calabria, come tu sai, e qui in Calabria ci sono lunghi tratti di treno ancora a vapore. Da Lamezia Terme a Catanzaro si arriva ancora con un trenino che sembra il trenino del Far West, ma stiamo parlando di città grosse, di città capoluogo di regione, capoluogo di provincia. Quindi non creeranno una situazione di problemi al nord per risolvere i problemi nostri, e la vedo dura. Comunque dobbiamo lottare, ma la Le vedo in questo momento vie di scomparire. comunicazione che interessano al nord sono quelle verticali, quelle che portano le merci velocemente sopra, no? O La variante velocemente giù, è giusto perché sopra, no? L'interscambio, no?
e, o quella adriatica o l'altra del sole, però se ci fai caso, tutto quello che deve, tutti i vie collegamento orizzontali, può essere Napoli-Bari, che può essere Reggio Calabria-Bari, che può essere Reggio Calabria-Lecce, che può essere Napoli-Campobasso, oppure che può essere la stessa Palermo-Catania, sono messi cioè, sono inesistenti perché. I popoli oggi meridionali, una volta napoletani, tra loro non devono collegarsi, ma devono collegarsi velocemente con il nord, o mi sbaglio? Sì, è talmente evidente che non c'è neanche bisogno di dirlo. Quanto è stato importante Gramsci in questa tua ricerca? Ma Gramsci è stato fondamentale, penso, per tutti. E lui era fermamente convinto di quello che diceva. Accennavo prima al fatto che lui, nel decimo taccuino dal carcere, definisce il nord come una piovra. È una espressione molto pesante. Lui dice, in sostanza, che la ricchezza del nord è stata realizzata sulla miseria del sud. È il decimo taccuino, quindi è l'ultimo, è quello nel quale notoriamente lui esaspera tutte le sue posizioni e lo fa volutamente perché si rende conto che oramai lui ha i giorni contati. È in prigione, non lo stanno curando e capisce che oramai il suo destino è già segnato e quindi esaspera volutamente tutte le sue posizioni. Ma non esaspera le posizioni per quanto riguarda il sud, perché già da ragazzo sull'Ordine Nuovo lui aveva usato il termine colonia, quel termine della quale abbiamo fatto cenno prima. Lui lo usa molto tempo prima. Quindi era proprio una sua fermissima convinzione che il sud fosse stato depredato. Ma all'epoca, prima degli anni 20, erano molti gli autori che si esprimevano abbastanza facilmente e senza essere contestati in questo senso. Ricordiamo che Salvemini, commentando il libro Nord e Sud di Nitti, chiude il suo articolo dicendo: dal libro di Nitti risulta chiaramente, evidentemente, che la ricchezza del nord sia stata realizzata a scapito del sud. Quindi erano argomenti che all'epoca venivano trattati senza pudore, insomma. E anche autori del nord erano abbastanza vicini a queste posizioni. Poi c'è stato il ventennio durante il quale si è creato proprio il mito del Risorgimento, alla ricerca di una unità nazionale che non esisteva, si è creato un mito e Il tutto ciò mito che. del soldato italiano nella prima guerra mondiale. Sì, si sono creati tanti miti ed è diventato il Risorgimento, è diventato un argomento tabù, è diventato una cosa diversa da quella che era e da come era raccontato fino a quel momento. Quindi è diventato tutto mitico, tutto meraviglioso e poi queste vere e proprie leggende metropolitane sono state alimentate nel dopoguerra, perché nel dopoguerra è successo che tutto è stato visto con gli occhi della ideologia. E anche la storia si è cominciata a leggere con questa lente di distorsiva. E quindi questi miti creati dal fascismo sono stati continuati nel dopoguerra. Anzi, nel dopoguerra ai miti si è anche aggiunta la riscoperta delle leggende nere sui Borbone, dei quali nel 1900, nel 1910 nessuno si preoccupava proprio più. E quindi siamo arrivati ai tempi nostri. Poi chi ha squarciato il velo è stato Alianello negli anni 70 con il suo libro mitico, e da quel momento è ricominciata la storia, è ricominciata a essere presente nell'ambiente della letteratura un certo numero di persone che hanno
cominciato a scardinare tutti questi luoghi comuni. E oggi siamo arrivati al punto, come dicevi giustamente tu prima, la stragrande maggioranza dei meridionali non crede più alla favola del Piemonte che ci ha portato chissà quali grandi progressi, e anzi sono affamati, assetati di verità, vogliono libri che raccontino le cose come sono andate. Ma veramente più nessuno ci crede. D'altronde Napoli oggi, tu sei napoletano, giusto? Sì. Napoli, che quartiere di Napoli? E io sono nato proprio nel centro, adesso abito a Piazza Carlo III, ma ho sempre vissuto nel centro di Napoli. Quindi proprio centro di Napoli. E Napoli oggi, grazie ai Giacobini, che ormai ai Giacobini di progressisti che la comandano da 40 anni, così in bassa non c'è mai scesa. Il punto più terminale di questa discesa è stato con la scomparsa del Banco di Napoli, che praticamente il banco più antico al mondo è stato, insieme all'MPS, è stato letteralmente svenduto per 4 noccioline e arricchito quelli di questa ultima operazione. Lì è stato il colpo finale a Napoli. Però sì. fino a quando avremo una classe dirigente coloniale, perché questa è una classe dirigente coloniale, pensa che quando mi raccontavano, che io non sapevo di queste cose, che qualcuno andò, da quei tempi c'era sia Napolitano che Bassolino, che erano ai vertici del partiti nazionali, e andarono a dire questa questione del Banco di Napoli. Loro risposero: veramente una cosa che non ci interessa. Quindi siamo arrivati proprio al fondo. E a questo punto io posso dirti solo una cosa: da tempo fa, anni fa, lessi un libro di Aldo De Biase, un universitario accademico, diciamo assistenza accademica negli anni 70, che scrisse un bellissimo libro che poi ti manderò in PDF, La questione meridionale su Interra, e praticamente lui mise in evidenza l'economia della terra di lavoro, dove vengo io, che praticamente per i primi 10 anni finanziò gli enormi debiti che aveva contratto il Piemonte per fare l'Unità d'Italia. Quindi il PIL della terra di lavoro è stato ancora, per i primi 10 anni del Regno d'Italia, il più alto in Italia, con la sua attività sia agricola che industriale. E poi, piano piano, cominciò il declino. E poi l'emigrazione. Vogliamo toccare questo tasso dell'emigrazione? Sì, 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 certo, sicuramente. Il divario in termini di PIL pro capite nel 1860 non esisteva. Non solo non esisteva, ma per tantissimi anni il Sud ha retto, e comunque il divario si è creato molto tempo dopo. Nel 1900, quando Nitti scrive Nord e Sud, il divario in termini di PIL pro capite è di 11 punti. Oggi sappiamo tutti che è di circa 40 punti. Quindi è vero che il Sud è stato depredato dal 1860 in poi, ma ha resistito. Aveva delle forze tali per potersi opporre. E il crollo del Sud avviene molto dopo, il vero crollo, il vero divario si crea molto tempo dopo. Si può dire, io penso che sia col piano Marshall, tu che dici? Ma in realtà già prima, con il piano Marshall. Già, sì, con il piano Marshall, ma in questo dopoguerra il divario tra il Sud e il Nord è esploso in maniera pazzesca, perché oltre al fatto che il piano Marshall ha finanziato sostanzialmente solo industrie del Nord, perché il piano Marshall era finalizzato a finanziare le industrie e basta. E poi c'è stata anche la cassa per il mezzogiorno, che è stato un drenaggio di risorse pazzesco. E per quanto riguarda il discorso dell'immigrazione, si ricollega molto a tutto questo, perché l'immigrazione nel Sud comincia molto tardi, ma la vera immigrazione nel Sud inizia solamente attorno al 1895. Noi dobbiamo pensare che la prima ondata di emigrazione inizia nel 1850 e finisce nel 1914. In tutti questi anni l'emigrazione è un fenomeno ininterrotto, ma inizia al nord. Dal 1850 al 1860 ci sono 300.000 emigrati esclusivamente del nord, e questo si può constatare, si può verificare anche facilmente, basta leggere dagli Appennini alle Ande,
di De Amicis, e nel quale è descritto il fenomeno dell'emigrazione. Il ragazzo che parte è genovese, sulla nave che parte dal porto di Genova per il Sud America ci sono solo lombardi e veneti. In Argentina lui è aiutato a trovare la madre da un gruppo di commercianti milanesi. Insomma, era una piaga. E nel sud l'emigrazione non comincia subito dopo il 1860, perché comunque il sud reagisce e trasforma la sua economia da economia industriale, proto-industriale, in economia agricola, tramite la politica finanziaria del Banco di Napoli, che si trasforma in un istituto di credito fondiario. Quindi, bene o male, il sud all'interno del sistema unitario si crea il suo spazio, perché comincia a produrre, appunto, come dicevi tu, in terra di lavoro, voi lo sapete benissimo, comincia a produrre i prodotti agricoli per tutta l'Italia. Quindi non c'è ancora il fenomeno proprio dirompente dell'emigrazione. E alla fine di questo lunghissimo periodo, che si interrompe nel 1914 ovviamente per la prima guerra mondiale, il numero di emigrati del nord e del sud è sostanzialmente uguale, ma la differenza sta tutta nel fatto che i meridionali sono concentrati negli ultimi quasi 20 anni. In tutto sono circa 7 milioni e mezzo gli emigrati del sud e sono circa 7 milioni e mezzo gli emigrati del nord, ma gli emigrati del sud sono ben 4 milioni tra il 1896 e il 1914. Cioè, in pochissime parole, quando inizia l'immigrazione nel sud, quando il sud veramente arriva alla miseria, l'immigrazione diventa un esodo biblico. 4 milioni di emigrati meridionali in meno di 20 anni. E poi abbiamo la fantastica pioggia d'oro, perché sì, nel dopoguerra ci fu il piano Marshall, a fine 800, inizio 900, prima della prima guerra mondiale, ci furono il grande tesoro delle rimesse che potevano tranquillamente arricchire e sviluppare l'Italia peninsulare, ma invece andò a finanziare le nascenti e neonate industrie del nord, come la Fiat, sì, che per i primi 10-15 anni sbagliò tutti i progetti, tutta l'Alfa Romeo addirittura fallì, fino a quando non arrivò l'ingegnere napoletano Nicola Romeo, che rimise in piedi e creò l'Alfa Romeo. Quindi il fatto delle rimesse se ne parla poco, tu invece in questo testo il fatto delle rimesse è proprio un fatto centrale nell'economia italiana. Il fenomeno delle rimesse degli emigranti è un fenomeno che emerge solamente verso la fine del Novecento. Perché? Perché fino a quel momento non era possibile inviare monete in Italia, perché non c'era una banca che faceva questo servizio. La banca che si accollò l'onere di fare questo servizio fu il Banco di Napoli, che apre le sue filiali intorno al 1890 o poco dopo, cominciando da New York. Quindi, e contemporaneamente, poiché è sempre così, è così oggi, ma è sempre stato così, quando il privato fa qualcosa e il pubblico si organizza per imitarlo, cominciarono a svilupparsi anche i sistemi postali. Quindi, come avvenivano queste rimesse? Le rimesse avvenivano o attraverso dei vaglia postali internazionali, che arrivavano sugli uffici postali italiani e diventavano la liquidità della cassa depositi e prestiti, oppure attraverso dei bonifici internazionali che venivano intercettati in Italia e venivano dirottati sui buoni speciali del tesoro. I buoni speciali del tesoro erano i buoni che finanziavano l'industria. Ma l'industria in quel momento non c'era più nel sud, era tutta nel triangolo industriale. Quindi sostanzialmente le rimesse degli emigranti meridionali sono servite o a costituire la liquidità della cassa depositi e prestiti, che faceva i prestiti ai comuni, ma i comuni in grado di indebitarsi all'epoca erano solo i comuni del nord, oppure queste rimesse sono andate a finanziare i buoni del tesoro, che a loro volta erano il vero e proprio alimento della nascente industria italiana.
Si tratta di cifre epocali, di cifre maggiori rispetto alle cifre che lo Stato italiano incassava con le tasse. Figurati, stiamo parlando proprio di cifre di un'importanza enorme. E si arrivò addirittura nel 1913, prima dell'interruzione, a 700 milioni. L'importo delle rimesse totale fu di 700 milioni. Intorno al 1915 era intorno ai 500 milioni e intorno al 1905 intorno ai 300 milioni, cioè stiamo parlando di cifre enormi per l'economia dell'epoca. E questo capitolo veramente viene molto sottovalutato, non se ne parla e principalmente non vengono mai dette le cifre, perché le cifre sono appunto impressionanti. Questo è tutto. Enrico, diciamo che parallelamente al sudore, al sangue, perché poi quelle traversate che i nostri avi hanno fatto per andare dalle Americhe, che diciamo che la prima grande emigrazione fu quella per il Sud America, per l'Argentina e il Brasile. Sì, l'emigrazione per il Sud America è quella del Nord Italia. E prima, poi dopo arrivarono, infatti, lì in Sud America, quando arrivarono i napoletani li chiamavano i tani, per dire che erano napoletani. I napoletani per andare in Sud America dovevano andare prima a Genova, perché le uniche due navi che portavano gli italiani in Sud America partivano da Genova. Guarda, posso dirti una cosa? Tanto hai visto, è una chiacchierata, non è che voglio rubarti la scena. Leggendo anni fa un libro bellissimo di Fulvio Izzo, che non si riesce più a trovare una copia, che mi riporta ai giorni nostri, praticamente fu intercettata una lettera di un avvocato di Milano che stava a Genova, che organizzava le tratte, i viaggi della speranza da Genova in Sud America, e c'è una lettera intercettata al figlio che faceva l'avvocato a Milano e disse: guarda, lascia perdere di fare l'avvocato, vieni qua, ci stanno a guadagnare un sacco di soldi. Perché per questi meridionali, questi sudici che vengono da giù, che vogliono andare in Sud America, mi stanno riempendo di soldi per i biglietti e per la mediazione che io faccio per mandarli. E mi vengono in mente tantissime cose che oggi non accadono con la disperazione di questi poveracci che attraversano il Mediterraneo. La stessa cosa. E quindi veramente è da sentirsi male. Ma infatti infatti uno viene poco citato, ma lo stesso Pirandello, che si accorse del disastro dell'Unità d'Italia, la chiamò la bancarotta patriottica. Sì. Questo fenomeno dell'emigrazione è stato veramente qualcosa di drammatico, perché era un affare enorme. E poi l'affare si faceva riempiendo queste navi oltre ogni immaginazione. Il biglietto costava, non era un biglietto, diciamo, che con un prezzo particolarmente popolare, però si riempivano queste navi, si sfruttava tutto lo spazio delle navi, ma non è quello a cui stiamo assistendo noi oggi in un altro modo. Appunto, quello ci siamo. Sempre. E poi intorno alla fine del 1870, intorno alla fine degli anni 70, alcune società tedesche misero le prime navi da Napoli per il Nord America, però. E poi nel 1880 incominciarono anche delle compagnie italiane. Quindi, come vedi, a Genova hanno dovuto mettere le navi per il Sud America addirittura nel 1856. A Napoli hanno messo le navi per l'America nel 1880. Quindi questo cosa dimostra? Dimostra che effettivamente diventa un fenomeno di massa nel sud l'emigrazione solo molto tempo dopo l'unità. Perché stiamo parlando del 1880, grosso modo. Poi ti farò dono del testo migliore che io abbia letto sull'emigrazione, scritto da Paolo Cinanni, nel 67, quando nacqui io, Imperialismo ed emigrazione. Ha fatto uno studio scientifico, lui praticamente arriva
fino agli anni 60 dell'immigrazione e lo spacchetta per paese per paese, cioè come è avvenuto in Belgio, in Francia, in America, in Olanda, in Inghilterra, in Sud America. Veramente ha fatto un lavoro incredibile che io sono riuscito a trovare grazie alla biblioteca di Bari che me l'ha prestata, l'ho dovuto rimandare e sono riuscito a, diciamo, a farmi la scannerizzazione. E lì lui parla lui parla che fino agli anni 60, perché adesso sono ripartiti da tempo, soltanto che prima avevano la valigia di cartone, adesso hanno i troller. Lui ha calcolato 27 milioni di migranti dalle terre napoletane. Sì. Una cosa terribile, che poi il tutto è avvenuto mentre in Italia, nell'unità d'Italia, alla prima guerra mondiale, fino a giugno, una corruzione spaventosa, a cominciare dallo scandalo a Banca Romana. La corruzione sì. dilagante fu terribile, guarda, lo scandalo a Banca Romana fu incredibile. Quindi i nostri antenati che buttavano sangue e sudore, mentre la classe dirigente politica, pubblica e privata, industriale, italiana, arraffava in una maniera... Sì, c'era una corruzione dilagante, ma già nel 1860 si vede la corruzione. Il primo grande scandalo dell'Italia Unita è lo scandalo della costruzione, dell'ampliamento veramente, delle ferrovie nel sud Italia, del completamento delle ferrovie del sud Italia. Parliamo del 1861. Sì, sì. Sì, perché nel 1860, quando il sud viene conquistato, era già in corso l'ampliamento della rete ferroviaria. E questo lavoro lo stavano facendo due imprese del sud, l'impresa Bayard di Napoli e l'impresa Melisurgo delle Puglie. Le commesse furono tolte a queste due imprese e vennero date ad una nuova società che venne chiamata Società per la costruzione delle ferrovie nel Mezzogiorno. Questa nuova società aveva come presidente Ricasoli, cioè il presidente del Consiglio, come amministratore Bastoggi, cioè il ministro dei lavori. E praticamente tutta la classe dirigente italiana si era infilata in questa società. E la cosa assurda è che quando il Parlamento toglie i contratti alle società che già stavano lavorando e assegna questi lavori alla nuova società che esiste ancora, oggi si chiama Bastoggi S.p.A., e affida i lavori a questa nuova società. La nuova società non è stata ancora costituita. La società è stata costituita 2-3 settimane dopo la delibera del Parlamento. Quindi veramente l'Italia inizia il suo viaggio unitario in una maniera terrificante. Ma questo è solo il primo di una lunghissima serie di scandali che si susseguono quasi senza soluzioni di continuità, fino poi allo scandalo enorme della Banca Romana. Quindi l'Italia inizia proprio male, inizia male. La classe italiana gozzovigliava. Sembra di rivedere i giorni nostri. Guarda, sempre lo stesso Luigi Rossi, edito da Amico Editore, ha scritto un libro, Lo sgoverno dell'Italia. Che riguarda sempre quel primo decennio. Se tu leggi quel libro e ci cambi i nomi, metti quelli di oggi, sembra di vedere l'Italia di oggi. Una cosa vergognosa. E non dimentichiamo poi la tragedia di Pietrarsa, che noi andiamo a ricordare ogni anno il 6 agosto, perché bisognerebbe veramente spostare la festa dei lavoratori il 6 agosto, perché i primi lavoratori morti per difendere un posto di lavoro furono a Pietrarsa, non certamente a Chicago. Quindi... Sì, sì, ma questo lo dico pure nel libro. Sì, infatti per questo l'ho accennato. Vi porto anche le date con esattezza, sì. Enrico, prima di darti l'ultima domanda, che è molto importante, facciamo passare un altro brevissimo video, sempre tratto dal film Il mio corpo vi seppellirà. Benissimo. Bene. Signori, in nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele II,
Vi consegno la bolla dei 27 milioni di lire, divisi in 6 tagli diversi di banconote del nuovo regno. 27 milioni. Esattamente. Colonnello, si era parlato di un'equivalenza di 30 milioni. Don Masino Savasandier è già stato tutto concordato con il vostro notaio. Mi avevate detto 30 milioni? No, signore. Ho detto quasi 30. Levate le spese di cambio. Bene, prendiamo. A Don Masino, che ha speso una montagna di soldi per comprare delle terre già sue. Sapete perché preferisco trattare con voi piuttosto che con questi signorotti imbecilli? Perché voi siete furbo. Ecco, avete visto questo colloquio fra questo piemontese e questo latifondista siciliano meridionale, sì, che da napoletano, da siciliano, decise di diventare meridionale, che pensava di aver fatto i suoi affari, dove praticamente si vide convertire i suoi terreni e il suo oro in carta straccia. La convertibilità che Nicola Zitara lo ha trattato in maniera approfondita e in maniera eccezionale in passato è stata un'altra tragedia della nostra terra, dove praticamente l'oro, che non era pieno d'oro, si trasformò in carta straccia. E tu lo tratti con molta attenzione nel tuo libro. Sì, io riporto tutte le leggi dell'epoca, perché a volte basta semplicemente riportare la legge per far comprendere l'ingiustizia che è stata compiuta. E riporto anche questa famosissima legge del 1866, la legge sul corso forzoso. Va fatta una precisazione: questa legge non la fece il Parlamento, ma la fece il governo, perché all'epoca il potere legislativo era detenuto in egual misura dal governo e dal Parlamento. Non c'era la divisione dei poteri come oggi. Quindi il governo poteva fare le leggi, e anzi veramente doveva farle, perché il Parlamento all'epoca funzionava pochissimo. Scusami, Enrico, perdonami, l'interruzione la devo fare. Come oggi? Come oggi c'era il governo. Ma se qualcuno si collega alla tua trasmissione e non sa di cosa stiamo parlando, immagina che stiamo parlando del 2022. No, che decreti amministrativi hanno reso carta straccia la Costituzione, cioè oggi quei famosi DCPM si va oltre la Costituzione, che non è più nulla. Quindi siamo andati oltre con un governo che praticamente però all'epoca era deliberato che anche il governo potesse fare le leggi. Quindi il governo fa questa legge terribile, ed è una legge che praticamente getta in enorme miseria il Sud. Cosa succede? Succede che viene deciso che i biglietti, cioè le monete di carta della Banca Nazionale di Torino, non sono convertibili in monete di oro o di argento. Questo cosa significa? Significa che restano convertibili le monete del Banco di Napoli. Quindi le filiali della Banca Nazionale facevano incetta di monete di carta del Banco di Napoli, e poi all'inizio della settimana successiva, quando c'erano le stanze di compensazione, che all'epoca si facevano materialmente, non contabilmente come si fanno oggi, non virtualmente come si fanno oggi, e quindi si facevano dare le monete cambiavano queste monete di carta in monete di oro e di argento. Quanto era l'oro e l'argento del Banco di Napoli? Era una cifra per l'epoca impressionante. Il Banco di Napoli aveva 443 milioni di lira circolante, dei quali solamente il 10%, meno del 10%, il Banco di Napoli li aveva già cambiati in moneta di carta. Quindi c'erano 400 milioni di oro e di argento in circolazione. Questi soldi erano del Banco di Napoli. Questo metallo prezioso apparteneva al Banco di Napoli e doveva, da qualsiasi punto di vista logico, giuridico, non esiste un qualcosa di diverso.
il Bianco di Napoli doveva riappropriarsi di quest'oro e di questo argento e metterlo nelle sue riserve, cambiandolo lui in moneta di carta. All'epoca mettere argento e oro nella riserva significava poter stampare per ogni lira di oro o di argento 3 lire di carta. Quindi il Banco di Napoli avrebbe avuto nel giro di pochissimi anni una liquidità di 800 milioni che sarebbe servita per finanziare tutte le industrie del sud e per non farle fallire. Invece questi soldi finirono nelle casse della Banca Nazionale di Torino. Il Parlamento si oppose a questa ingiustizia perché era una cosa troppo grave e difatti c'è la relazione della Commissione parlamentare che è un documento spietato contro il governo. E è un documento che da solo riscrive tutta la storia dell'Italia Unita, perché i parlamentari che facevano parte della maggioranza come il governo però attaccano il governo da tutti i punti di vista e non solo mettono in luce che questa è una legge che non definire incostituzionale è dir poco, ma mettono in luce anche il fatto che è una legge che comunque danneggia l'economia italiana tutta, non danneggia solo il Banco di Napoli. Questa relazione è una relazione di quasi 900 pagine e ti assicuro che penso che pochi in Italia l'abbiano letta tutta, perché chi ha letto quella relazione non può fare a meno di capire che cosa è successo nel sud. A firma di chi quella relazione? La relazione è a firma di 7 parlamentari, dei quali 4 sono della maggioranza, cioè della destra storica, e 3 sono dell'opposizione. E io ho questa relazione, però ho una montagna di carte attorno a me e non so adesso dove posso, però posso mandare. Sì. Volevo dire i nomi dei parlamentari che l'hanno scritta. Intanto cominci. Mentre parlavi mi veniva in mente come oggi vediamo un Parlamento che si oppone ferocemente alle politiche del governo. Ma all'epoca il Parlamento non aveva strumenti, era un organo quasi consultivo. Sì, però scusami, perdonami, però si opponeva, si incazzava almeno. Oggi l'opposizione, il Parlamento era una spina nel fianco del governo. Oggi nemmeno quello. Sono più collegati il governo e il Parlamento. All'epoca erano due entità molto separate e il Parlamento era spietato, ma anche tutti gli scandali che sono usciti nell'Italia dell'epoca sono tutti scandali che sono stati tirati fuori da indagini del Parlamento. Anche il famosissimo scandalo della regia dei tabacchi fu tirato fuori da una commissione parlamentare. Anche lo scandalo del quale abbiamo parlato prima sulla costruzione delle ferrovie nel sud fu una commissione parlamentare che accertò che alcuni parlamentari avevano preso dei soldi per votare quella legge scandalosa con la quale si toglieva il lavoro a chi già lo stava facendo e lo si assegnava ad un'impresa che ancora non era stata neanche costituita davanti al notaio. Quindi il Parlamento era una spina nel fianco all'epoca del governo, ma aveva pochi poteri. Il potere era tutto nelle mani del governo, ma addirittura anche il potere giudiziario era molto condizionato. Perché? Perché le carriere e le promozioni dei magistrati dipendevano dal governo. Quindi certo il governo non poteva condizionare tutta la magistratura, ma il singolo magistrato nel processo che gli interessava aveva modo di condizionarlo. Ma c'è da dire che comunque che oggi siamo ancora peggio per Enrico, perché se prima questi si arrabbiavano, si incazzavano e non temevano nulla, ma almeno facevano le commissioni d'inchiesta che facevano paura. No, oggi siamo molto peggio. L'esecutivo, ma questo da tanti anni. Oggi siamo molto peggio. Siamo molto peggio per due motivi. Prima di tutto perché i politici del sud non sono i politici del sud dell'epoca. Cioè i politici del sud dell'epoca, Nitti, Salvemini, erano gente che batteva i pugni sul tavolo, che comunque delle cose le riusciva a ottenere in qualche modo. E che facevano paura a Cavour comunque. Facevano paura, sì, erano dei politici che si arrabbiavano, dei politici
dei politici che pesavano, che contavano. Adesso il nostro incontro è breve, ma non possiamo parlare di tutto quello che comunque in un quadro generale di sfruttamento del Sud, però i politici almeno intorno al 1900 riuscirono ad ottenere. E poi principalmente all'epoca c'erano tanti politici onestissimi, sia del Sud sia del Nord. C'erano dei politici che sono morti nella miseria più assoluta, proprio nella miseria più assoluta. Giovanni Lanza era il presidente del Parlamento e morì lasciando la famiglia in una condizione disastrosa. Il Parlamento votò una pensione, all'epoca sia i parlamentari sia i membri del governo non prendevano una lira, fino al fascismo non c'erano compensi, era tutto a spese proprie. Ci si pagava il viaggio a Roma, ci si pagava la residenza a Roma, tutto a spese proprie. E comunque il Parlamento votò una piccolissima pensione per la moglie di questo grande politico. Quando andarono a comunicare alla signora questo provvedimento, la signora rifiutò, disse: a mio marito non avrebbe fatto piacere. Ed erano tanti i politici dell'epoca che si facevano uccidere. Basta che parliamo di Nicola Colaianni, che si è battuto, che ha fatto venire fuori lo scandalo della Banca Romana a costo della propria vita. E oggi dove sono questi politici che si battono mettendo a rischio anche la propria vita per un ideale? Siamo peggio rispetto all'inizio del Novecento. Me la permetti un'altra cattiveria? Uno in più, uno in meno. Oggi abbiamo politici che per 1.000 euro al mese di pensione non vedranno, lasciano lo stato quo. Si vendono per un piatto di fagioli, sì. Poi soprattutto di un partito che doveva aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno. Non soltanto questa scatoletta non l'hanno aperta, ma ci hanno messo una braga d'acciaio proprio per me la posso permettere, perché l'ho sempre condannato in tempi non sospetti l'andazzo di questo paese. Comunque c'hai la copertina del libro lì a portata di mano, facci vedere. Sì, facciamo vedere la copertina del libro. Ti faccio vedere anche questa qua è la copertina della mia rivista, della rivista che facevo e che poi è diventata... Mettila un po' più dietro. La parola abitata. Questa era la rivista che poi è diventata l'associazione con la quale organizzo presentazioni di libri, manifestazioni. Questa è la copertina del libro che è pubblicato, con Amazon. E poi ti faccio vedere anche un'altra copertina. Questa è la copertina dei libri che faccio come casa editrice. Sono tutti libri sulla ricerca poetica. Ah, è anche una casa editrice, cioè. Sì, La Parola Abitata si chiama, perché l'associazione, la rivista poi, intorno al 1990, giù di lì, l'abbiamo trasformata in associazione, in casa editrice, con la quale svolgiamo questa attività. Diciamo, non voglio dire semiclandestina, perché è proprio la poesia che in questo momento sta attraversando una fase di poca notorietà. Il problema sai qual è? Che c'è stata un'inflazione di chi scrive poesie, però siccome ce ne sono troppe di gente che, quando c'è stata l'inflazione, c'è troppa gente che scrive poesie, però non ci sono poeti, e quello è il problema. Sì, come no. E quindi è passata molto in secondo piano questa attività. Il massimo complimento che si può fare a un letterato quando lo si definisce poeta. Oggi le poesie scrivono tutti, però essere un poeta è una cosa molto... Sì, una volta sì, era il massimo che si poteva dire. Oggi c'è un'inflazione... Però se ci fai caso, Enrico, oggi si dice scrivi poesie, ma la parola poeta non si usa, perché si sa che i poeti non esistono. Sì, non si usa. Sì, c'è un certo pudore a usarla.
perché si sa la grandezza di questa parola, che era da affiancare ai filosofi, ai matematici, ai teologi, poeta, e non, nemmeno sì. I letterati si possono chiamare poeti. Siamo quasi alla conclusione, Enrico, ci puoi dire questo libro, le fonti più autorevoli che hai usato per scrivere questo testo? Ma io di fonti ne ho utilizzate tantissime. Abbiamo già nominato certo, alcuni li abbiamo già nominati. Nitti, per esempio, è citato moltissimo, e faccio anche una specie di sintesi del suo libro di Nord e Sud. Salvemini anche. E poi anche un molto eccitato Antonio De Viti De Marco, il grande economista. Pelaggi pure ho visto. Chi? Ah sì, Pelaggi. certo. Venendo ad autori più vicini a noi. Ma sono tanti. Ovviamente. Molisano Gino Masullo, che ha fatto un libro molto importante. Sì, pure Gino Masullo è molto importante, eppure lo utilizzo. E poi ovviamente su tutti sempre Gramsci, che indubbiamente è stato molto probabilmente il più grande storico italiano dai tempi di Machiavelli e Guicciardini. Poi utilizzo anche molti autori antiborbonici, i quali dopo l'unità capirono il guaio che avevano fatto e chiaramente cominciarono a scrivere cose diverse. Non utilizzo gli autori filoborbonici dell'epoca, De Sivo e gli altri, perché non volevo sembrare di parte, quindi ho preferito più utilizzare testi di autori oppositori che poi hanno capito l'errore che avevano fatto, per rendere ancora più obiettivo. Hai citato De Sivo, che è stato un monumento. Sì, un monumento, però ho preferito non citarlo, perché tanto dice lui le dice ugualmente Savarese, le dice ugualmente Proto Carafa, che erano degli antiborbonici, e riportare testi di antiborbonici dà maggiore peso al... Ma sono pienamente d'accordo. La tua scelta è una scelta saggia, non dico assolutamente furba, no, ma intelligente, perché così hai anticipato sul tempo già le eventuali... Sì. Anche perché a me fa piacere di parlare a quelli che già sanno queste cose, che già stanno da questa parte della barricata, ma io devo parlare agli altri, a quelli che stanno dall'altra parte, cioè a quel numero che è ancora piuttosto grosso di meridionali filosabaudi, o diciamo così, Giacobini, custodi dell'ortodossia filopiemontese, e quindi per parlare a loro io devo utilizzare degli autori che per loro sono incontrovertibili. Però io nel libro lo dico, è vero che io non utilizzo gli autori borbonici, però le cose che hanno detto gli autori borbonici dell'epoca si sono dimostrate verissime. Cioè il tempo ha dimostrato che non esageravano assolutamente nel descrivere lo sfacelo che si stava... Addirittura nel libro ci sono dei passaggi che sono veramente sconcertanti, di un sottoprefetto piemontese che si chiamava Panirossi, il quale descrive l'orrore dei processi senza testimoni, processi senza difesa, dice ma dove siamo arrivati? Ma queste cose sono di un degne di un popolo barbaro, non di un popolo civile come dovremmo essere noi, ed era un piemontese. Quindi non c'è bisogno di ricorrere agli autori borbonici, perché gli autori piemontesi e antiborbonici hanno descritto ampiamente gli orrori che si stavano verificando in Italia dopo l'unità. C'era comunque, non faceva anche capire lo spessore di questi intellettuali, di questi, ma anche la rabbia di queste persone che forse potevano essere più utili alla causa, essere
la contrapposizione al progetto, comunque era un progetto illuminato e autenticamente riformatore di Ferdinando II, invece di stare lì a cercare di distruggere quello che... Perché ci fu una miopia terribile, terribile. Però ci ormai... Però soffermarsi troppo su quello che è successo prima del 1860 ci danneggia, perché... quello che è successo dopo il 1860 non ha giustificazioni, è qualcosa che va al di là dell'immaginazione. Ma sono d'accordo. Dell'immaginazione. Ma neanche l'Inghilterra e la Francia nelle colonie hanno usato tanto. E allora è questo che va detto. Ma guarda, tantissimo tempo fa, quando ero ragazzo, lessi un articolo di Silvio Vitale, che è immenso, è il padre del meridionalismo contemporaneo. Questo articolo iniziava con queste parole che mi sono rimaste impresse: quando anche i Borbone fossero stati la peggiore dinastia del mondo, questo non autorizzava i piemontesi a depredare il sud dopo il 1860. Erano una classe dirigente, la classe dirigente borbonica, con pregi e difetti, come tutte le classi dirigenti dell'Ottocento. Ma anche se fossero stati una classe dirigente con soli difetti, questo non autorizzava quello che è successo dopo. Quello che è successo dopo non è peggio di quello che hanno fatto l'Inghilterra e la Francia nelle colonie. Solo il Belgio in Congo ha fatto qualcosa che somiglia a quello che è successo nel sud Italia. Certo, c'è da dire che comunque tantissime politiche contemporanee si rifanno a quello che fecero i Borboni, che furono anticipatori di due secoli, Sì, ma la politica economica dei Borboni, ci dedico un capitolo e la spiego bene, spiego perché facevano. Ma pure nelle conquiste sociali, civili, penali, basta, è pieno, no? Sì. Ma ci dedicheremo forse un'altra... L'elenco è lunghissimo. Sì, ma assolutamente nelle difficoltà dell'epoca, e come hai detto tu prima, pregi e difetti, però era la nazione napoletana, ti ripeto, Enrico, io non mi danno più di tanto, perché fino a quando c'è questo status quo non cambierà nulla, perché ti ripeto, se bisogna creare una questione, se bisogna risolvere la questione meridionale per creare quella settentrionale, non si farà mai per adesso. Questo non si farà, per il momento non si farà. E hanno... Ci deve essere qualcosa di clamoroso, un'implosione, non lo so. Sì. Io posso solo dire questo, parlando del tuo libro, che hai fatto, come altri, una bella operazione di sintesi. Quindi chi già è navigato per queste letture ha un aiuto importante per rinfrescarsi le idee, soprattutto per avere una mappatura per fare altre ricerche e come muoversi. Chi invece si vuole avvicinare per la prima volta a questi argomenti, hai fatto, gli servi su un piatto d'argento, un lavoro veramente incredibile per poter cominciare, come dire, a mangiare questo succulento purtroppo menù che per noi è succulento e molto amaro. Senti, quindi... io penso che queste cose che hai detto tu ora siano proprio quello che io volevo fare, cioè non ci siamo messi d'accordo. No, ma assolutamente, però hai fatto una sintesi perfetta del mio lavoro. È una base per chi vuole fare ulteriori ricerche, perché io parlo di tutto, parlo della situazione economica, parlo del brigantaggio, parlo della lotta fatta al Banco di Napoli. C'è un capitolo intero dedicato alla lotta al Banco di Napoli, quindi ci sta un capitolo sulle deportazioni, quindi c'è un po' di tutto, molto sinteticamente, ma detto, ho cercato anche di farlo in maniera compiuta. Quindi per chi vuole approfondire è un buon punto di partenza. Per chi ha solamente sentito dire certe cose e vuole avere un'idea completa, un'idea compiuta di quello che è successo in quegli anni terribili, è certo, è un buon libro d'iniziazione. Un libro d'iniziazione su questi argomenti, sì. Questo me lo stanno scrivendo molti. Molti me lo stanno scrivendo che vabbè, ma sai, Enrico, ognuno c'ha quello che si merita. Vuol dire che tu ti stai meritando tutto questo. Beh, è stato un lavoro lungo che è durato anni,
quindi non pensavo di raccogliere così tanto, però sono ovviamente... Guarda, prima di te abbiamo ospitato altri autori, libri, tutti onestamente veramente importanti, che stanno facendo un lavoro importante. Un libro, un autore simile al tuo, che però tratta un argomento completamente diverso, però guarda sempre il Regno di Napoli, agli albori, che era il Regno di Sicilia a quei tempi, è stato Rosario Ago che ha scritto Taddeo da Sessa. È riuscito a fare... Caspita! È riuscito a sintetizzare, in un volume simile al tuo, la ricerca di anni che ha fatto, una cosa spaventosa. E le ho detto la stessa cosa, perché leggendo il tuo guardavo il suo, la stessa cosa. È un libro per chi vuole approfondire, continuare, avere una mappatura, una specie di carta geografica letteraria di ricerca, ma pure di iniziazione, perché chi vuole, non mastica certe cose, leggendo quel libro è come il tuo, praticamente dice benvenuto, è come se fosse un libro di benvenuto il tuo. Sì, un libro dopo il quale viene voglia di leggere un libro che parla specificatamente di qualche singolo argomento. Sì, sì, che poi quando ci sono le citazioni vai a quella, a quell'altra. Mi ricordo quando ancora faccio adesso le mie ricerche, leggo un libro su... Perché poi noi ultimamente lavoriamo molto sul 1799, sì. Perché lì perdemmo il Regno di Napoli. È nel 99 che si perse il Regno per la politica post-99 di Ferdinando IV. Vabbè, là ci sarebbe molto da dire... E veramente l'affrontiamo con tanto impegno. Io, Enrico, io ti ringrazio. Spero che tu sia stato bene qui con noi questa sera. Io sono stato felicissimo del tuo invito, che è stato mi ha veramente colpito proprio in un momento in cui non me l'aspettavo. Fritto cotto e magnato, come dicevano. Sì, proprio mi ha chiamato la mattina per la sera, quindi proprio sono stato felicissimo. Mi ha fatto piacere confrontarmi con una persona colta e attenta come te, e spero di essere stato all'altezza della situazione, di aver detto delle cose che abbiano interessato. No, assolutamente, ti ripeto. A noi ci hai fatto una grande vetrina, come tutte le persone che ti hanno preceduto, perché il tuo libro sta sbancando, sta spopolando, quindi ci hai onorato della tua presenza e spero che noi siamo stati alla tua altezza, e noi non mi resta altro che salutarti e con una chicca di un video finale che vedrai. Noi ci piace usare queste clip perché noi dobbiamo anche lanciare dei messaggi. Spero di poterti ospitare altre volte, perché per noi sarebbe veramente un onore, anche perché hai una capacità di sintesi tipicamente giornalistica, quindi riesci a far arrivare anche alle persone più semplici come me concetti molto importanti, e questa non è una cosa da poco. Io ti ringrazio. Grazie. Ti auguro veramente una buonissima giornata. Speriamo che questa pandemia finisce, così ci possiamo anche vedere più facilmente. Ma dimmi una cosa, ma c'è in cantiere qualche altro libro prima che vado, chiudiamo? No, in cantiere no. C'è un altro libro mio che te lo faccio vedere, Contra Catilinam. È un libro di racconti sulla società contemporanea, che è già pronto, è già in vendita, ma non riesco a promuoverlo. Non riesco neanche a fare una telefonata per questo libro, perché dalla mattina alla sera sono felicemente costretto a rispondere a tutte le persone che mi chiedono notizie su questo libro. Infatti mi hai tolto la cosa da bocca. Adesso questo libro sta cavalcando la tigre, non puoi pensare a... No, non lo posso abbandonare. Era mia intenzione seguirlo per qualche mese e poi promuovere, ma poi quest'altro libro, al quale pure ho lavorato parecchio, è già pubblicato, è già in vendita, ma non devo abbandonare. Enrico, non te lo dico subito, la tigre non la fermi, si può solo fermare da sola. In questo momento non è un po' difficile che si fermi. Perché è un crescendo, ogni giorno mi chiamo. Guarda, noi abbiamo presentato qualche settimana fa il libro di Gangemi. Ah, bellissimo, lo sto leggendo. Ecco qua, te lo faccio vedere. Eccolo qua. Ecco, l'abbiamo presentato qualche settimana fa, forse non l'hai visto, ma ti manderò il link con Gangemi.
e praticamente è un libro bellissimo. Mi hanno chiamato già 4-5 persone che praticamente il giorno dopo che hanno ordinato il libro. Però, perché non lo sapevo, e poi ti manderò il link, perché si vede che non l'hai vista la trasmissione, te lo manderò. E sì. abbiamo fatto, ma poi abbiamo trattato pure il libro, abbiamo trattato anche con il professor De Antonellis, il gran capitano, quindi il grande condottiero della Napoli ispanica, dell'impero delle Spagne, cioè oltre a fare tutti, poi vedrai quello che stiamo facendo, perché non facciamo solo storie. Ed è importante poter creare un qualcosa che possa essere utile al prossimo, ai nostri giovani. Sì, ai giovani, devono sapere la verità serve, la verità va conosciuta, va detta, poi bisogna imparare a farci conti con questa verità, ma la verità è un bene che non è incontrattabile, non esiste. No, come hai visto alla sigla che ti accompagna, la sigla che ha accompagnato questo nostro incontro, mettiamo sempre quella frase di Cretineau: l'unica carità che possiamo concedere alla storia è la verità. La verità, sì, la verità va detta, va raccontata, e conviene anche nel caso dell'Italia Unita, conviene raccontarla, perché se raccontiamo la verità i meridionali saranno più orgogliosi di essere meridionali, e i settentrionali saranno un po' più attenti quando hanno a che fare. I nostri ragazzi che devono vanno sapere, devono togliersi quel mantello lombrosiano che ci hanno messo addosso. Sì, sì, sì. E devono sapere che loro camminano sulle spalle di un gigante, che è la civiltà napoletana, che affonda radici nella notte dei tempi. La civiltà europea è nata qui. La civiltà napoletana, che è la fusione tra quella greca, romana e cattolica, è unica. E quella bizantina, certo. Sì, cattolica, greco, romana, cattolica. È una civiltà di uno spessore e di una complessità inimmaginabile. Dobbiamo essere orgogliosi di stare. Ma non è una civiltà, è la civiltà. È la civiltà. E quindi i nostri ragazzi devono sapere che cammino sui giganti. E tutti noi, e concludo, nessuno di noi sa dove stiamo andando, Enrico, perché noi è la prima volta che stiamo vivendo una fase storica che per noi è quella tecnologica, quella digitale, quindi mai vissuta prima, quindi veramente non sappiamo cosa sta succedendo. Ma almeno cerchiamo di capire da dove veniamo, almeno quello. Sì. Grazie, saluto te e tutti i tuoi amici, fate una grande attività, e saluto tutti i tuoi ascoltatori. Ti abbraccio, grazie di cuore Enrico, grazie. A presto. Sogno figliera da viniera. E mi piaccio te. Ehi! Capitano, cos'ho chiesto? Ma mia me conosci. Ho abbassato le armi. Stai muto. Ci mi ho chiesto. Taccino. Dici che è il figlio della taverniera. Mi scambiò per qualche altro. Non vedo brigante qua. Il colonnello vuole sapere dove sono i preganti, eh? In sua casa? Non è Tomasi? Non c'è, è a Tavagliere Campicante. Maggiore, non fate il furbo con me. Non faccio il furbo, colonnello, è il ragazzo che non sa. Adesso vediamo cosa sa e cosa non sa. Come si chiama il nostro re? Vuole sapere come si chiama? Usor re. Un re? Usa, c'è Franceschello. La risposta sbagliata.
chiama Vittorio Emanuele II. Volete farlo voi? No. O devo pensare che siete un impostore? Fatelo in nome del vostro re. Avanti. Avanti. Avanti, ho detto. Avanti, Savoia! Avanti! Avanti. Avanti, Savoia! Oh. Avanti! Ci sono varianti qua.